Le scuole, la famiglia, poco da dire, abbiamo chiuso le scuole civiche, abbiamo fissato dei tetti vergognosi di cui dovremmo imbarazzanti di cui dovremmo vergognarci. Quando non ci preoccupiamo del ricongiungimento familiare delle persone che oggi sono oltre di seconda generazione che lavorano qui, cosa stiamo facendo? Guardiamoci bene, cosa stiamo facendo quando non ci preoccupiamo dei figli delle migliaia di badanti che sostengono le famiglie milanesi? Lo dico in modo franco, che sostengono. Quando non aiutiamo i figli piccoli perché poniamo dei tetti come quello del 30%? Ma che vergogna, ma cosa stiamo facendo? Stiamo non solo facendo un gesto eticamente vergognoso, stiamo facendo un'operazione irresponsabile di promozione della criminalità nella nostra città, perché questi ragazzi verranno da noi quando avranno 18 anni, verranno da noi senza, quando non conosceranno più la madre, verranno da noi senza conoscere la lingua e non avranno altra prospettiva che stare in strada, che aggregarsi tra simili, che creare il presupposto per quella situazione di criminalità che poi diventa l'unica cosa che si guarda da parte della classe politica che ci governa. Allora, questo è un altro esempio di come l'idea invece di ribaltare il senso della politica, voglio dire prendersi cura, essere nei territori, risolvere i problemi, guardarli in faccia, guardarli sempre in faccia e mettere insieme le energie che ci sono a Milano. Sono anni che Milano non produce un evento culturale. Vi spiego che non produce un evento culturale che ha senso nel mondo. Sono anni che non c'è, e questo mi sento di dirlo con una certa competenza, che non c'è un cavolo di evento culturale che gira al mondo, perché ce lo chiedono. Sono anni che ospitiamo delle versioni di serie B, di grandi mostre. Sono anni che i talenti che produciamo scappano e che i talenti che dovremmo ospitare non vengono più, se non per le sfilate, sia della moda che del programma, perché si tratta di sfilate, si tratta di comparsate, si tratta di piattaforme utilissime, fondamentali, ma che lasciano pochissimo alla vitalità culturale di questa città. Allora, quello che io voglio fare è costruire nella campagna elettorale una situazione in cui noi faremo vedere che le cose possono cambiare, che i giovani che si occupano di cultura a Milano ci sono qui, ci sono in giro per la città, che i talenti internazionali guardano Milano, non aspettano altro che venire a Milano. Io questo ve lo posso assicurare. Io vi farò incontrare durante questi prossimi 6 mesi artisti, intellettuali, scrittori, architetti che sono pronti a venire a vivere qui e a lavorare con i giovani che nascono qui e a dare l'infa, come succede a Berlino, come succede a Barcellona, una città che deve rivolgersi ai giovani. E poi c'è il tema ovviamente dell'Expo. Io su questo, come dire, ne parlo anche con quasi imbarazzo, nel senso che viene talmente parte della vita recente che forse è bene che maturi di più un distacco critico. Io ho vissuto con grande passione questa storia. L'Expo è stato per me, qualcuno ha detto, Stefano Boeri ha lavorato per la giunta del centrodestra. Ci sono dei comprimari rancorosi della sinistra milanese di cui dobbiamo anche sbarazzarci. Io non ne posso sinceramente più. Non ne posso sinceramente più. Allora, io ho fatto il mio mestiere, ho cercato di farlo al meglio, sono criticabile come credo tutti noi, sono qui a presentare con la faccia che vi vedete tutte le questioni, le mie esperienze, le mie come dire, incontri, le mie scelte e i problemi che sento emergere nei miei confronti sono ma poi ha fatto, ha lavorato con gli immobiliaristi, ma poi sono un architetto per intenderci, ma poi ha partecipato alla costruzione della Madre del G8, tra parentesi, sono un architetto, sono stato scelto perché architetto. Questa è un'altra cosa su cui vorrei chiarirci le idee. Io non intendo rinunciare al mio passato. Io sono fiero, per quanto posso essere, di tutte le cose che ho fatto. Sono fiero di aver lavorato al CERN. Qualche settimana fa, uno dei più grandi oncologi del seno, Sacchini, è tornato in Italia. Non è tornato a 70 anni, a, come dire, a riposarsi. È tornato ancora in un'età in cui è uno dei 5 più importanti oncologi del seno. Dove è andato? È andato all'Istituto Europeo di Oncologia. E l'Istituto Europeo di Oncologia è un'eccellenza, anche perché il progetto CERBA è un progetto straordinario. Io avevo un padre che era un neurologo, dirigeva il
bestia di Milano. Mi ricordo che mio papà mi diceva sul mio articolo, io ho parlato con un milanese e abbiamo un sogno, quello di mettere insieme le tre grandi malattie della mortalità, l'infarto, i problemi legati all'oncologia, quindi il cancro, e i problemi cerebrali, neurologici, Alzheimer, eccetera. Perché oggi queste grandi malattie possono essere affrontate solo se c'è una grande piattaforma comune di analisi, solo se si lavora sulla ricerca biomedica. Bene, Umberto Veronesi è stata la persona che ha trasformato questo spunto in una cosa vera, possibile e concreta. E c'è qualcuno che ancora si pone il problema se sia una cosa giusta. Ma com'è possibile che siamo arrivati a pensare che ci sia nella sinistra milanese ancora chi non capisce che è un'iniziativa come il CERBA, che porta ricercatori da tutto il mondo, che porta giovani studenti, che risolve drammi e tragedie per migliaia di famiglie italiane, che da Forza Milano possa essere messa in discussione, solo perché la proprietà dei terreni appartiene a un certo nominalista piuttosto che un altro. Questa è pura follia. Pura follia.